Di solito questo format parla di roba passata, roba da dinosauri informatici. Ma oggi parliamo di una storia accaduta neanche 3 settimane fa. Non è la storia di un bug come quelle che abbiamo già visto in questo canale. È la storia di una carognata, ma di quelle proprio pesanti. E il tizio che l'ha ideata, per quanto possa essere un vero genio del male, a cui magari possiamo fare chapeau, è comunque una merda, ma proprio di quelle fumanti. Vi racconto la storia che sta attorno a quello che è accaduto a Lib LZMA e DXZ, dal punto di vista storico, per quanto sia accaduta letteralmente d'altro ieri. Magari per un video dettagliato su come funziona ci farò un video separato, anche se ancora gli esperti ci stanno studiando su come questa vulnerabilità funzionasse nel dettaglio. Ovviamente alcuni dettagli tecnici sono già saltati fuori, ma è meglio aspettare un pochettino. Iniziamo col dare un contesto. XZ è un insieme di utility per la compressione di dati senza perdita. Usa un algoritmo che si chiama Leplerziv Markov Chain, da cui prende il nome LZMA, algoritmo che è stato per primo implementato da Igor Pavlov nel suo programma di archiviazione 7zip, che penso in un modo o nell'altro tutti lo abbiamo utilizzato. Questo algoritmo di compressione, che funziona meglio di BZIP2, è stato presentato negli anni 70. Le utility che stanno intorno a ZX comprendono un programma riga di comando che tutti noi possiamo facilmente utilizzare per comprimere e decomprimere qualsiasi cosa, e anche delle librerie chiamate appunto LibLZMA, che permettono di utilizzare questa implementazione dell'algoritmo di compressione un po' dove ci pare. Se fai un programma che per qualche motivo deve comprimere dati, puoi utilizzare questa libreria. È una di quelle librerie base che si trovano in qualsiasi ambiente Linux che la maggior parte dei programmi utilizzano, tra cui OpenSSH, in particolare il server di OpenSSH, che come sappiamo consente l'accesso remoto da terminale. E adesso passiamo ai fatti. E poiché questo è un video particolare, opto per un approccio particolare, partendo dalla fine. Il 29 marzo di quest'anno, quindi circa 3 settimane fa, un certo Anders Freund ha postato questo messaggio. Dice che stava notando qualcosa di particolare che non gli tornava nella libreria LibLZMA. In particolare, lui lo stava facendo su Debian Seed. Questo è un dettaglio importante, tenetelo a mente. Dice che fare il login via SSH utilizzava fin troppa CPU e anche ci stava troppo tempo. E dopo che ci ha smanettato un pochettino, ha scoperto il problema. Il repository principale di XZ è i tarball, ovvero gli archivi compressi, di una determinata versione, sono stati compromessi da una backdoor. Una backdoor, per quei pochi che magari di voi non sappia cosa sia, è un meccanismo che permette di saltare i controlli di sicurezza in un programma. Infatti, backdoor significa letteralmente porta sul retro. Quindi, in qualche modo, magari noi facciamo un programma in cui c'è una sorta di autenticazione, però magari gli mettiamo all'interno un sistema che bypassa questi controlli di autenticazione. Ok, perfetto. Qualcuno ha messo una backdoor su un programma di compressione. Qual è il problema? Cosa ci potrà mai fare con un programma di compressione? Il problema non è il programma di compressione, ma chi la usa? OpenSSH. E infatti questa backdoor consentiva a chi l'ha fatta di bypassare i controlli di sicurezza
di OpenSSH per entrare nel tuo computer senza che tu te ne accorgessi. Ed è stato anche molto furbo. Era necessario mandare un comando o una serie di comandi particolari attraverso la rete utilizzando una chiave di cifratura che solo l'hacker aveva, ovvero l'hacker aveva la chiave privata. È chiaro che l'hacker voleva avere l'accesso esclusivo a questa backdoor. Un dettaglio importante, che poi dopo ci torna utile, è che OpenSSH non usa direttamente libLZMA, cioè non direttamente. Però libLZMA è utilizzato da un'altra libreria che poi fa uso anche OpenSSH. Quindi c'è OpenSSH che usa una libreria, che poi dopo vediamo qual è questa libreria, e a sua volta questa libreria fa uso di libLZMA. Ricordiamoci questo dettaglio. Quindi ricapitoliamo. Un hacker, anzi diamogli un nome perché ce l'ha, Jiatan, ha creato una backdoor nella libreria libLZMA che, sapendo che viene utilizzato all'interno del server di OpenSSH, consentiva l'accesso remoto a qualsiasi server che usasse OpenSSH, quindi tutti, con dei comandi cifrati con la sua chiave privata. Ma la domanda sorge spontanea: come c'è riuscito? Perché se tutto è open source, qualcuno se ne sarebbe accorto prima che spuntasse il caso e che il caso venisse fuori. E quindi, come c'è riuscito? Da quello che è saltato fuori, lui ci lavorava da anni, facendo piccoli passetti, volta per volta. E oggi vi racconto questa storia, ma dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo di storia contemporanea di disagi informatici che ha fatto tremare tutta la comunità Linux per un bel po' di settimane. Ma prima di proseguire, se volete supportare il mio lavoro, vi invito come al solito a iscrivervi al canale, commentare, lasciare un like, che non fanno mai male perché fanno capire all'algoritmo di YouTube che il mio canale è figo, così aumenta la diffusione di questo e anche di tutti gli altri video che porto su questo canale. Inoltre, se volete, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che già lo hanno fatto e quindi proseguiamo con questa storia disagiante. Seppur tutta questa storia è saltata fuori relativamente tipo l'altro ieri, se così possiamo dire, tuttavia parte dal 2021. Questo tipo era molto, diciamo, appassionato di voler fare questa backdoor. Iniziamo con la timeline. Nel 2021 Jiatan crea il suo account su GitHub e inizia a contribuire su diversi progetti sulla piattaforma, facendo qualcosa come più di 500 commit solo nel 2021. Passa un anno circa e siamo nel febbraio del 2022. Jiatan fa il suo primo commit all'interno del repository di libLZMA, quindi di xzutils. Commit legittimo. Lo vediamo qua. Da quel che si vede, aggiunge un if di guardia in cima a due funzioni. In realtà è la stessa funzione che però ha due implementazioni, una si chiama LZMA e l'altra LZMA2. Da questo commit poi ne farà altri e questo lo fa per prendersi la fiducia della comunità e riesce a prendere questa fiducia. Infatti nel dicembre del 2022 Lassie Collins, il creatore di XZ, è l'unico maintainer, fa dei cambi al repository. I cambiamenti che fa sono solamente principalmente informativi. Cambia un pochettino il readme dicendo che la libreria è da oggi mantenuta sia da lui che da Jiatan.
ha cambiato l'indirizzo email da lessicollins@quello-che-sta-per-essere a un alias chiamato xz@quello-che-sta-per-essere, che entrambi potevano leggere. Quindi Jia Tan in un annetto si era guadagnato la fiducia del creatore e l'unico maintainer di XZ. A gennaio del 2023, Lassie Collins rilascia la versione 5.4.1. Nulla di strano. A marzo di quell'anno Jia Tan rilascia la sua versione 5.4.2. Oramai era nel giro, ma questa versione non ha nulla di sbagliato. Però qualcosa di strano inizia ad accadere nel giugno del 2023. Dico sembra perché alcune parti di questa storia ancora non sono del tutto chiare. Dunque, quello che accade è che viene aggiunto il supporto di iFunk su una funzione chiamata CRC64 Fast. CRC sta per controllo di ridondanza ciclico e magari se volete ci posso fare un video dedicato magari per capire di cosa si tratta. iFunk sta per Indirect Function, funzione indiretta, che è una funzionalità che molti compilatori e linker mettono a disposizione, tra cui anche GCC. E in particolare permette di selezionare una funzione a runtime in base, diciamo, ad alcune condizioni, tipo il tipo di architettura. Perché questa modifica al codice è rilevante? Quello che si sa ad oggi è che la backdoor di Jia Tan sfrutta in qualche modo questo meccanismo di indirect function. Infatti si pensa che con questa modifica, che è stata fatta da prima da Collins in persona e poi ripresa da Jia Tan, fosse un modo per sistemarsi il terreno per quello che verrà dopo. Questo perché nel luglio del 2023 Jia Tan apre una pull request su OSS Pads. OSS Pads è un progetto che effettua dei testi su svariati progetti open source. Questa pull request disattivava iFunk su XZ. Alcuni ritengono che era un tentativo fatto da Jia Tan per mascherare quello che da qui a poco andrà a fare. Tuttavia, c'è da dire una cosa. Questa modifica che lui fa non è a caso, cioè nel senso, alcuni l'hanno vista come un sistemarsi le sue carte, però c'è da dire che lui ha fatto questa pull request perché iFunk, quindi questo meccanismo di indirect function, entra in conflitto con alcune configurazioni, causando il famigerato segmentation fault. Questo messaggio che vedete a schermo, che sembra datato il 7 luglio, in realtà è stato modificato decine e decine di volte nelle ultime settimane ed è stato scritto direttamente dal proprio creatore di OSS Fuzz. È lunghissimo e vediamo di estrarre i punti salienti. Dunque, uno dei punti salienti è che la patch fatta da Jia Tan non previene OSS Fuzz di scoprire la backdoor, perché OSS Fuzz non fa questo, non consente di trovare, diciamo, backdoor. Questa patch fatta da Jia Tan non è sospetta. OSS Fuzz non è stata colpita dalla backdoor, perché la backdoor è stata inclusa nei TAR delle versioni 5.6.0 e 5.6.1 e non nel master branch di XZ. Ora, poco fa, all'inizio, quando vi ho letto il post di Andres Freund, vi avevo detto che il repository di XZ era stato compromesso. E ovviamente ci sono delle imprecisioni nella storia, perché ancora c'è tutto da scoprire. A quanto pare, da quello che ho scoperto andando a incrociare diverse fonti, è che effettivamente la backdoor non stava sul GitHub, o meglio, non stava sul repository su GitHub, ma solamente, come vediamo tra un po', nelle release. Continuiamo a leggere i punti salienti di questo messaggio scritto da parte del maintainer di OS Pads. La backdoor si attiva quando argv0 è uguale a user's bin SSD, che non può accadere all'interno di OS Pads. Quindi questa cosa cosa significa? Significa che la backdoor si attiva solamente quando XZ
è stata eseguita all'interno di SSHD, quindi significa all'interno del demone SSH. Continuiamo a leggere. In ogni caso, OSFuzz opera all'interno di una sandbox e che nulla di quello che fa è un segreto. Inoltre, fa notare che se si fa eseguire OSFuzz con il codice prima della patch fatta da Giatan, viene sparato un segmentation fault. Quindi tutto questo cosa sta a significare? Tutto questo messaggio lungo da cui ho estratto questi punti salienti, cosa significa? Che visto che questa patch di Giatan alcuni l'hanno interpretata come un tentativo di settare il terreno per la sua backdoor, il tipo di OSFuzz sta mettendo le mani avanti. Infatti, la backdoor non era all'interno di OSFuzz, perché non era messa sul branch master, e anche se fosse stata all'interno di OSFuzz, non poteva mai essere eseguita, o meglio, non poteva mai essere attivata. Ma anche quando poteva essere stata attivata, comunque c'è una sandbox. Ma in ogni caso, non è lo scopo di OSFuzz di trovare backdoor nei progetti open source. Sì, ma stai calmo. Tuttavia, qualcuno adesso potrebbe dirmi: ma se la backdoor non stava nel repository GitHub, dove stava? Beh, la backdoor, come vi ho spoilerato poco fa, non stava nel codice sorgente all'interno del branch master, tuttavia si trovavano nel release. E le release vengono messe sempre su GitHub, quindi negli archivi tar messi sulle release su GitHub. E la backdoor stava là e aspettava che qualcuno la scaricasse. Però prima di arrivare a quel punto dobbiamo continuare con la storia. Proseguiamo con il 15 febbraio del 2024. Giatan fa quello che possiamo effettivamente definire il primo passo concreto per mascherare le sue mosse. Aggiunge su gitignore, una lista che usa git per ignorare i file da non mettere all'interno del repository, questo file qua, build2host.m4. Questo significa che questo file che lui aveva nel suo computer non veniva poi caricato su GitHub, ma poi lui lo andava a mettere nei tarball delle release. Questo perché queste macro all'interno di questo file inizializzavano la compilazione della backdoor all'interno di XZ. Il 23 febbraio Giatan aggiunge un binario offuscato della backdoor all'interno di due file di test. Tenete a mente questa cosa perché è fondamentale. Il 24 febbraio succede il fattaccio. Giatan rilascia la versione 5.6.0 di XZutils con la backdoor. A questo punto la backdoor è ufficialmente operativa. Chiunque scarica la release da GitHub e compili questa versione è compromesso. Questa versione viene aggiunta sulle seguenti distribuzioni: Debian, Gentoo e Arch Linux. Dunque, Debian, per essere precisi, aggiunge questa versione all'interno della versione a stable di Debian, quella che viene chiamata SID. Quindi la versione di testing unstable di Debian viene chiamata SID e compromessa. Le altre versioni Debian non lo sono. Arch Linux, essendo una distribuzione con rolling release, 5 giorni era fregato. Gentoo, nonostante abbia la versione compromessa, comunque non è compromesso. Gentoo, a differenza di Debian, nonostante abbia la versione compromessa di XZutils, non è compromessa come distribuzione. Questo perché un requisito fondamentale è che OpenSSH sia compilato con l'altra libreria che usa LZMA, che si chiama Systemd Notify. Ora, se vi ricordate, poco fa vi avevo detto che OpenSSH non linka direttamente lib-LZMA, lo fa tramite un'altra libreria. Questa altra libreria si chiama Systemd Notify, come avevo già detto, e poiché Gentoo compila il suo server OpenSSH senza Systemd Notify, Gentoo, nonostante che abbia la versione compromessa della backdoor, comunque non è compromesso e
perché la, alla fine non ci entra nel server di OpenSSH. E poiché la backdoor si attiva solamente all'interno del server OpenSSH, in mancanza di quella libreria, Gentoo è salvo. A questo punto, la nuova versione compromessa di XZ si espande rapidamente. Fedora, OpenSUSE, Alpine. E poi, cosa accade? Il 9 marzo, Xiatan rilascia la versione 5.6.1 di XZ con una versione migliorata della backdoor. E qui arriviamo al 29 di marzo, dove Anders Freund la scopre. La vulnerabilità viene data il classico codice CVE, che troverete qua in sovraimpressione perché è lungo. Il punteggio ottenuto è 10 su 10, una lode che neanche le altre vulnerabilità che avevamo visto in questo canale hanno avuto. Facciamo un esempio. Heartbleed aveva 7.5 al suo picco. Meltdown e Spectre 5.6. Questa di XZ, il massimo. Il giorno dopo, il 30 di marzo, Leslie Collins rilascia un comunicato ufficiale, ma dice poca roba. Dice che il suo account GitHub è stato prima sospeso e poi ripristinato, invece l'account GitHub di Xiatan è stato sospeso, a quanto pare, per sempre. E inoltre aggiunge che adesso le email all'indirizzo, diciamo questo alias xz@salamadonna, che poteva anche leggere Xiatan, adesso le legge solamente lui. Ma ovviamente dobbiamo rispondere a una domanda. Ma come veniva messa questa backdoor all'interno di XZ? Vi ricordate quando vi dicevo che Xiatan aveva messo una versione offuscata della backdoor all'interno di alcuni file di test? Ecco, praticamente, quando diciamo un utente scaricava l'archivio tar compromesso da GitHub e compilava la versione compromessa di XZ, quello che succede è che se si verificavano determinate condizioni, il binario della backdoor viene preso dal test e linkato all'interno di libLZMA, cioè era ben nascosta all'interno di un file binario che faceva solamente dei test. Era ben congeniata e architettata. Tra l'altro, quando si compilava la versione compromessa, per oscurare questo passaggio di prendere la backdoor dal file di test e linkarla sui binari di libLZMA, venivano fatti comparire sul terminale delle scritte, classiche scritte che compaiono quando viene eseguito lo script configure. Così per l'utente era tutto normale. E se questo tipo, Anders Freund, non se ne fosse accorto che i login erano più lenti del solito tramite SSH, sarebbe stato un disastro. Perché, a differenza per esempio di Heartbleed, che sì, c'era una vulnerabilità, ma nessuno la sapeva finché non venne scoperta. Questa era fatta con dolo. E una sola persona poteva entrare in qualsiasi server mandando un payload via SSH che solo lui poteva firmare con la sua chiave privata. La versione compromessa è ancora su GitHub, o meglio nelle release di GitHub. Basta andare a prendere la release 5.6.0 o 5.6.1 e ve la potete scaricare. A me per esempio su Windows non la fa scaricare. Magari provateci su Linux, che sono sicuro che ve la fa scaricare, però non compilate. Non si sa mai. E con questo ho concluso, pinguini. Vorrei ringraziare i tizi di JFrog che sono riusciti a ricostruire tutta questa timeline, che come avete visto racchiude 2 anni di lavoro fatto da un tizio o di una tizia o un gruppo di tizi, perché non si sa chi ci sia dietro, se sia un tizio o un gruppo, non si sa. Lascerò in descrizione un sacco di referenze che con tutto il materiale riguardante questa storia. Ringrazio anche voi per essere stati qui con me fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!